Abbiamo chiesto ad ogni giovane di presentarsi portando un oggetto che meglio identifichi loro e quindi si raccontino, ok? Quindi direi che senza un ordine precostituito, direi che ciascun giovane può accomodarsi qua e raccontarci qualche cosa. Mi chiamo Marcello Ferro, ho 6 anni e vengo da Napoli. Quest'oggi, per diciamo descrivere la mia persona, ho portato con me un modellino di aereo e per diverse ragioni. La prima ragione, un po' più banale, è che rappresenta la mia carriera accademica, in quanto ho studiato ingegneria aerospaziale all'Università di Napoli Federico II e ho avuto la possibilità di fare la tesi in Francia a Tolosa in collaborazione con Airbus. In realtà altri motivi sono che comunque l'aereo deve essere sempre pronto a decollare, e decollare significa iniziare una nuova avventura, un nuovo viaggio con una meta ben prefissata, e rispecchia un po' la mia voglia di affrontare sempre nuove avventure stimolanti e raggiungere gli obiettivi tramite, anche attraversando periodi di difficoltà, avendo sempre bene in mente la meta prefissata. Inoltre per me volare significa anche superare i propri limiti, quindi riflette la mia passione per l'innovazione e la tecnologia, con la speranza comunque di migliorare il nostro mondo tramite l'ingegnerizzazione e dare il nostro piccolo contributo alla scienza. Inoltre l'aereo è anche simbolo di viaggio, rappresenta la mia voglia e la mia passione per il viaggio, che penso sia uno dei migliori strumenti per ampliare i propri orizzonti e crescere dal punto di vista umano, conoscendo nuove culture e anche dal punto di vista professionale. Ora sono qui e sono pronto come l'aeroplanino a intraprendere questa nuova esperienza con entusiasmo, e ringrazio Comau per avermi dato questa splendida opportunità nel partecipare al Master in Additive Manufacturing. Grazie per l'attenzione. Davide Saponaro, ho 25 anni e vengo da Brindisi. Ho studiato ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, sia triennale che magistrale, e ho trascorso 6 mesi in Erasmus in Francia a Tolosa. Parteciperò al Master in Additive Manufacturing lavorando anche per Comau, e ringrazio per l'opportunità enorme che mi ha dato. L'oggetto che decido di portare è questo pallone da basket per due motivi fondamentali. Il primo è che la pallacanestro è la mia più grande passione, gioco a pallacanestro da più di 15 anni e mi ha insegnato tantissimo nella vita, soprattutto che si possono raggiungere obiettivi altissimi, come diceva prima Marcello, basta allenarsi, studiare tanto e lamentarsi poco. L'altro motivo per cui ho deciso di portare questo pallone è che non è un pallone qualsiasi, ma come potete vedere, non so se si vede in fondo, ci sono delle firme sopra, sono le firme degli amici del primo piano della sezione Crocetta del Collegio Einaudi. Ho vissuto in collegio per 6 anni, quindi tutta la mia carriera universitaria, e ho sempre considerato la mia seconda famiglia, e quindi ci tenevo che partecipassero anche simbolicamente quest'oggi. Grazie. Il mio nome è Angelica Lucchetti, ho 26 anni e vengo da un piccolo paesino in Abruzzo. Ho studiato ingegneria meccanica, mi sono laureata nel luglio 2014, mentre la mia laurea triennale è in ingegneria e gestione della produzione. Per portare a termine, diciamo, il percorso accademico, ho passato 8 mesi presso l'Università di Bristol, dove ho sviluppato il mio lavoro di tesi, appunto. E l'oggetto che ho portato qui per aiutarmi a descrivere è appunto un bigliettino di auguri che mi è stato regalato dalla signora che mi ha ospitato in Inghilterra. E soprattutto, diciamo, il motivo è perché mi ricorda appunto di questa esperienza così significativa della mia vita, e che è servita non solo dal punto di vista professionale ovviamente, ma soprattutto dal punto di vista personale, in quanto Bristol è una città molto dal respiro internazionale, mi ha permesso di espormi in maniera evidente a molte culture, ma soprattutto perché mi ha dato la possibilità di prendere coscienza della mia personalità e di quelle che sono le principali caratteristiche, che sono appunto la perseveranza e la forza di volontà, soprattutto perché all'inizio questa esperienza è stata abbastanza difficile e appunto queste caratteristiche mi hanno aiutato a portarla avanti, e spero che siano le stesse qualità che mi aiutino in questo percorso. E soprattutto vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare Comau, la regione Piemonte e il Politecnico di Torino per avermi dato questa grande opportunità. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Togliotti, sono laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, anche se l'ultimo anno ho vissuto in Germania per completare i miei studi.
Vorrei, come i miei colleghi hanno appena fatto, ringraziare Comau per questa opportunità, in qualche modo collega il mio background accademico e le materie che mi hanno appassionato in questi anni a quello che poi sarà il mondo industriale, quindi in azienda, la realtà in azienda. L'oggetto che ho portato oggi è la mia cintura da judo, che è lo sport che pratico da quando ho 6 anni, quindi ormai da tantissimo tempo, e questo rappresenta per me i risultati che sono arrivati dopo tanto allenamento, tanti sacrifici, tanta dedizione, e in qualche modo spero che impegnandomi in questo progetto riuscirò a ottenere altrettanti risultati e conseguire buoni obiettivi. Quindi grazie a tutti e ringrazio ancora il Politecnico e la Regione Piemonte. Grazie. Io sono Marco Console, ho 25 anni, sono di Taranto, ho studiato ingegneria meccanica a Bari per i primi 3 anni e poi sono qui a Torino per la specialistica, sempre in ingegneria meccanica. L'oggetto che porto oggi è una lente di ingrandimento, che per me simboleggia la curiosità. Quando uno usa questo oggetto, per quello che adesso ancora vale, nel senso che è un po' obsoleto, però quando uno usa questo oggetto è perché vuole capire meglio qualcosa, vuole andare più a fondo in quello che sta leggendo, in quello che sta osservando. La curiosità è quello che mi ha spinto un po' a intraprendere questa carriera nel campo dell'ingegneria, ma che mi ha anche spinto, fortunatamente direi adesso, a volermi addentrare nel mondo dell'additive già durante gli studi fatti qui al Politecnico di Torino. Curiosità che ha condotto tanti a grandi successi. C'è una persona che ha avuto un discreto successo, che è Albert Einstein, che diceva che non ho molti talenti, ma sono appassionatamente curioso. Se lui ci è riuscito, con un po' di umiltà dico che magari potrebbe capitare la stessa cosa. Non voglio arrivare a lui, però già un decimo andrebbe bene. Grazie. Mi chiamo Alessandro Porro, sono di Torino, ho 26 anni e mi sono laureato l'anno scorso marzo in ingegneria meccanica e ho fatto la tesi magistrale presso Prima Industria, anche non in ambito additive ma più automazione industriale. E l'oggetto che ho scelto di portare oggi è un mattoncino Lego. E ho scelto questo oggetto perché ci ho giocato tantissimo da piccolo e credo abbia influenzato anche la mia scelta di diventare ingegnere. E oltre a essere insomma, un strumento molto potente per creare qualsiasi cosa prendo appunto da un piccolo blocchetto di plastica e con tanti mattoncini come questo non ne basta solo uno, però la cosa che volevo sottolineare è che secondo me rappresenta bene anche il lavoro dell'ingegnere e i progetti su cui lavoriamo, che sviluppiamo, perché tutti i progetti sono più o meno come una composizione Lego. Ogni progetto nasce da una piccola idea, una semplice idea, e bisogna poi svilupparla, prendere anche spunto da altre idee, mettere insieme diverse persone, diverse idee, per ottenere poi il risultato finale. E per ottenere un risultato convincente e soddisfacente, secondo me bisogna prestare attenzione a ogni singolo mattoncino del progetto, ogni dettaglio è importante, quindi secondo me bisogna stare ben attenti a ogni piccola parte, a ogni piccolo step del progetto, per costruire un risultato solido, soddisfacente e di successo soprattutto. Grazie. Sono Lorenzo Abrigo, ho 27 anni e vengo da un paesino nella provincia di Messina. Ho studiato ingegneria meccatronica presso il Politecnico di Torino, svolgendo la tesi all'estero presso il Jet Propulsion Lab di Pasadena, grazie al Politecnico di Torino. La decisione per cui ho voluto fare l'application per questo master sono svariate. Prima di tutto quello che mi ha portato anche a scegliere ingegneria quando ancora frequentavo il liceo classico, infatti quando decisi di fare ingegneria il mio obiettivo era quello di trovare qualcosa che fosse in grado di utilizzare la scienza per creare qualcosa di nuovo, diciamo un modo per mischiare matematica e arte. L'oggetto che ho deciso di portare con me per rappresentarmi è appunto una costruzioncina Lego, un'evoluzione rispetto a quello che ha portato i miei colleghi. Il Lego infatti posso dire che rappresenta il mio passato in quanto erano il mio giocattolo preferito quando ero bambino, e posso dire anche rappresenta il mio presente e il mio immediato futuro. Infatti grazie ai Lego riuscivo a dare forma alle mie idee, alla mia immaginazione, mettendo strato su strato di mattoncini, infatti ero in grado di costruire draghi, castelli, qualunque cosa volessi. L'additive manufacturing si basa sullo stesso principio. Mettendo strato su strato i materiali, infatti siamo in grado di costruire prodotti, oggetti di qualsiasi complessità. Il punto di forza dell'additive manufacturing è proprio questo: customizzazione, complessità di design. Per questo sono grato
per essere stato selezionato per questo master e così poter incrementare la mia conoscenza in questa disciplina e le mie abilità. Vi ringrazio per l'attenzione. Io sono Matteo Daniele, Matteo di nome e Daniele di cognome, questo mi crea casini dal 5 ottobre 1990, perché non c'è nessuno che riesce a capire che oltre a Daniele c'è qualcun altro che può chiamarsi in questo modo. Ho studiato ingegneria biomedica qua a Torino, sono nato e cresciuto a Torino, anche la biomedica è una particolarità rispetto agli altri corsi di studio dei miei colleghi, e non sto indossando la giacca, questa ha due motivazioni, non è assolutamente per mancanza di formalità, ma la prima è perché avevo il sole puntato dritto e stavo iniziando a far parlare di caldo prima, e la seconda è perché l'oggetto, o meglio il simbolo che mi rappresenta è proprio questo, le maniche della camicia tirate su. Perché mi ritengo una persona molto pratica, che quando c'è un problema si tira sulle maniche, anche se è vestito bene, e inizia a provare a risolverlo. Non sempre ce la si fa, però almeno ce la mettiamo tutta. Questo è di tutti gli ambiti della mia vita, dagli esami del Politecnico a quando per finanziarmi la tesi negli Stati Uniti balavo la neve a Boston durante il rigido inverno 2015. E niente, sono felicissimo di iniziare, faccio un grosso in bocca al lupo ai miei compagni di classe, visto che siamo una classe, siamo in pochi. Ringrazio le aziende partner per il Politecnico e il Piemonte ovviamente per l'opportunità che ci state regalando. Grazie. Mi chiamo Daniele Ferrante, ho 25 anni, sono della Basilicata, mi sono laureato a Roma alla Sapienza l'anno scorso, dopodiché sono entrato nella famiglia di General Electric, di Avio in particolare, e sono molto orgoglioso di far parte della famiglia di Cameri, con cui portiamo avanti il progetto sull'additive manufacturing, e come oggetto ho portato questo plettro di chitarra perché, come tanti prima di me, è la grande passione che ci portiamo dietro da tutta la vita, però anche perché per me la musica è alla base della creatività e la creatività è il fondamento per un concetto che prima ha espresso la dottoressa Falco, ovvero di un'idea. Quella che caratterizza Nidi Cameri è una grande idea in un piccolo stabilimento ed è fondamentale per non soltanto per il nostro stabilimento, ma tutta la di manufacturing che si basa su un'idea e su una rivoluzione. E vi ringrazio per l'attenzione. Ho 24 anni, mi chiamo Mattia Busate, sono stato recentemente assunto da Iris. Per quanto riguarda l'oggetto che ho scelto per rappresentarmi, è l'orologio che ho qui al polso. Filatevi, presenta uno spaccato dal quale si può vedere il meccanismo di funzionamento e quindi il meccanismo che regola le lancette. Credo che questo rappresenti un po' quella che è la mia curiosità e quella che è la mia voglia, per quanto possibile, di andare a conoscere, per quanto possibile, a fondo ciò che mi circonda e le cose che mi interessano. Credo che un esempio della mia curiosità è anche la mia presenza qui e il fatto che ho voluto partecipare all'iter di selezione per questo master, perché il mio background di studi è un po' diverso, non è legato neanche alla meccanica, perché mi sono laureato a luglio in ingegneria energetica nucleare e sono entrato solo durante il mio lavoro di tesi a contatto con l'additive manufacturing, però fin da subito è un mondo, è una tecnologia che mi ha molto interessato, e principalmente per due motivi: per la sua versatilità, quindi per la sua capacità di andare incontro a delle precise esigenze da parte di un cliente, e per la sua grande applicabilità a campi molto diversi tra loro, che vanno dal settore aerospazio, come abbiamo sentito oggi, fino a componenti molto più piccoli e particolari, come possono essere quelli del biomedicale. Per concludere, volevo solo ringraziare tutti gli attori qui presenti che hanno permesso la costituzione di questo master, fare un bocca al lupo ai miei compagni di corso, e tutto questo. Grazie.